con noi mister Fanello, tecnico del San Paese Calcio, presidente del Forza Città di Maio. Come si può dire, mister, dopo una partita giocata in questo modo, uscire dai paesaggi senza neanche un punto, veramente sembra abominevole. Purtroppo il calcio è questo, e ci ritroviamo dopo la partita in casa col Bocale a commentare la stessa gara, forse. Una partita che i punti avremmo sicuramente meritato di più, però purtroppo torniamo a casa con 0 punti in classifica. Facciamo i complimenti al Trebisaccio, però il rammarico è tanto perché abbiamo raccolto nulla. Quindi l'eccellenza non è la promozione, dobbiamo darci una regolata, dobbiamo capire al più presto che dobbiamo approfittare di quelle che sono le ottime prestazioni fatte finora, perché stiamo raccogliendo poco per quello che produciamo, ma per demeriti nostri. A me non va di parlare né di fortuna né di sfortuna, perché credo che tu la fortuna te la debba andare a cercare, e noi ce la stiamo andando a cercare fino agli ultimi 5-6 metri. Poi negli ultimi metri siamo poco cattivi. Con noi anche mister Malucchi del Serafino del Trebisaccio, per Interforce Città di Maglia. Allora, mister, un Trebisaccio cinico che è riuscito a sfruttare l'occasione che ha avuto e a portare a casa una vittoria che innanzitutto meritata, ma penso che se il Trebisaccio avesse pareggiato non penso che abbia rubato nulla, mister. Assolutamente, è stata una partita veramente dura. Devo fare i complimenti al San Biase, perché penso che sia la squadra migliore che abbiamo incontrato fino ad oggi. Una squadra abbastanza organizzata, gioca a calcio, ci ha creato grossi pericoli, però noi devo dire che oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, perché penso che il primo tempo è stato veramente spettacolare, c'è un'azione da un lato e dall'altro. Poi il secondo tempo è chiaro, siamo partiti meglio noi, abbiamo trovato il gol del 2-1 e gli ultimi 20-25 minuti ci siamo abbassati un po' troppo, abbiamo difeso coi denti diciamo questo risultato, che per noi è importantissimo, soprattutto con una squadra così importante come lo è San Biase, e ci proietta, diciamo, adesso a dare una leggera continuità dopo la vittoria esterna fatta domenica scorsa a Paola. Adesso dico domenica andare a Sersale, credo, no? Sì. Contro la squadra di Morelli, e credo che sia un impegno difficile, però credo che il Trebisaccio che ha visto oggi non penso non debba avere paura di nessuno. Guardi, questo è un campionato talmente difficile che non ci sono partite scontate, è un campionato equilibrato. Il Sersale è una bellissima squadra, una grande squadra, penso anche loro, lo stanno dimostrando in questi inizi di stagione. È un terreno di gioco abbastanza difficile, perché è una squadra che produce gioco anche egli, è una squadra che realizza tanto, quindi significa che già i numeri parlano abbastanza chiaro. Noi chiaramente dobbiamo andare a fare la nostra gara senza avere paura dell'avversario, sempre rispettarlo, però è chiaro che sarà una trasferta non facile.